Buongiorno a tutti e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Visto che nel mese di marzo non ho acquistato alcun libro fisico, non ho scambiato libri purtroppo, non ho in alcun modo acquisito libri cartacei, ho pensato di mostrarvi super rapidamente qualche acquisto che ho fatto tramite Kindle, perché io credo che questa cosa ci sia sempre e io non me ne ero mai resa conto, ma ci sono dei classici che si trovano gratuitamente in formato ebook. Dovrei saperlo, probabilmente. Non lo sapevo. Mi è stato detto di fare un giro a vedere cosa si trovava gratuitamente sullo store del Kindle e quindi ho dato un'occhiata, ho trovato delle cose e poi ho preso un paio di testi che ho trovato in offerta, perché erano o cose che volevo recuperare da un po', oppure comunque mi hanno in qualche modo solleticata e non avendo modo di acquistare appunto libri cartacei, ho pensato perché no. Così, diamo un piccolo contributo dal momento che ho acquistato comunque Iperborea, Casa Sirio e Fazzi Editore, comunque ho cercato nel mio piccolo di dare un contributo anche a qualche casa editrice indipendente. Per quanto riguarda i classici, ho recuperato finalmente Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, che era il libro successivo, diciamo, che volevo leggere di questa autrice, visto che l'anno scorso avevo letto La signora Dalloway e chiedendovi consigli qui sotto al video, varie persone mi avevano consigliato Una stanza tutta per sé, quindi sono molto contenta di averlo recuperato. Ho recuperato Il Conte di Montecristo di Dumas, che non penso di poter promettere a nessuno che leggerò mentre sono in quarantena. Però ecco, ho pensato che male non fa averlo qui e ogni tanto ricordarmi di averlo. E poi, sempre per quanto riguarda i classici, ho recuperato Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, che non avevo mai letto, Moby Dick di Melville, che io in realtà possiedo anche in cartaceo, ma siccome si tratta di due edizioni diverse, ero interessata comunque ad averlo in Kindle, a parte che in cartaceo è un bel malloppone, ma comunque ho pensato fosse interessante avere anche un'altra versione nel caso magari quella del cartaceo non mi faccia impazzire o viceversa. E Anna Karenina, grossissima mancanza tra le mie letture, libro che tra l'altro l'altro giorno facendo uno di quei giochini tipo, vabbè, di quei giochini su Instagram nelle stories dove compaiono le copertine dei libri davanti, mi è uscita Anna Karenina e varie persone hanno commentato dicendomi: guarda che però è una lettura, insomma, che varrebbe la pena di fare. E quindi ho pensato di recuperare e averlo lì. Poi, per quanto riguarda gli altri acquisti, dunque, ho trovato un testo che devo dire, mi chiamava da un pochino perché era tra quei titoli di Iperborea che io vedevo e che in qualche modo mi interessava, ed è Storia di Asta, io credo si pronunci così, di Jon Kalman Stefansson. Volevo recuperare qualche libro di autori nordici in questo periodo e quindi ho pensato che questo fosse un'ottima occasione. Ho anche recuperato È tempo di ricominciare di Carmen Korn. Io non ho ancora letto Figlie di una nuova era, che è il primo della serie. Mi sa che nel frattempo è uscito anche il terzo. Quindi, come vi dicevo, questi libri, sebbene abbiano delle copertine clamorose che a me piacerebbe avere in libreria, tutte queste saghe un po' estese o comunque diciamo sì, composte da appunto vari volumi come La famiglia Aubrey, la saga dei Casalè e anche questa qui di Carmen Korn, sebbene mi piacciono moltissimo le edizioni, sto cercando quando li trovo in offerta di acquistarli in ebook per non riempirmi la libreria solo con quelli, anche perché so che mi piacerebbe e mi farei prendere la mano. Poi vi segnalo che sempre in offerta Kindle ho trovato Un delitto avrà luogo di Agatha Christie. Siccome anche qui sono nella fase, insomma, recuperiamo Agatha Christie e tanti altri autori che mi sono persa negli anni, ho trovato questo testo in offerta Kindle, mi ha intrigato perché praticamente c'è un delitto che viene annunciato sulla gazzetta di questo piccolissimo paese in Inghilterra, quindi già
cioè ci sono tutti gli elementi per farmi. Per attirarmi. Infine ho acquistato La notte comincia piano di Daniele Titta, edito da Casa Sirio. Io sarò sincera, questo libro anche l'avrei voluto in cartaceo perché vi ho messo la copertina qui, quindi avrete capito. Ha una copertina bellissima con queste tipo scaglie della coda di una sirena. Però dal momento che appunto in questo momento è un po' complicato ordinare libri e preferivo comunque in ogni caso cercare di fare degli acquisti per sostenere le case editrici, ho pensato intanto di prendere l'ebook, poi magari se effettivamente il cartaceo ho modo di recuperarlo e voglio averlo appunto anche in formato cartaceo, sicuramente vedrò di recuperarlo. Questi erano i miei acquisti e gli acquisti, diciamo, gratuiti. Io vi ringrazio tantissimo, sono riuscita a rimanere rapida e concisa almeno una volta. Non vedo l'ora di affrontare alcune di queste letture. Devo dire che soprattutto in questo periodo, Agatha Christie e anche i vari classici che ho recuperato, sicuramente Virginia Woolf, penso che saranno alcune delle mie prossime letture. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi. Questo mese praticamente non abbiamo un book haul, abbiamo un simil book haul di ebook. Grazie ancora per il tempo che mi avete dedicato. Noi ci vediamo, credo, a breve, perché in questo periodo appunto il tempo per girare i video non manca. Grazie ancora per tutto il vostro tempo, per il vostro affetto e noi se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!